Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. In questo video volevo darvi un aggiornamento sulle mie preparazioni agonistiche del 2023. Quest'anno infatti tornerò di nuovo su un palco di gara di Natural Bodybuilding. Ho deciso di fare anche un triathlon. L'ultimo video del 2022 infatti ho mostrato la mia visita biomeccanica a Lecco da PhysioRun, la clinica del running, dove appunto abbiamo lavorato sul migliorare quella che è l'economia del gesto atletico della corsa. In questo video vi parlerò anche delle altre discipline, come mi sto organizzando con gli allenamenti, considerando che si tratta di quattro discipline convergenti, o comunque che hanno degli adattamenti fisiologici che si contrastano l'una con l'altra, quindi come distribuisco gli allenamenti, il volume, l'intensità e tutto il resto. Bene, partiamo dalla corsa. Avete visto il video con Renzo della clinica del running, dove abbiamo lavorato sul cambiare la mia cadenza, quindi stare su un 180 battiti per minuto. Questo ovviamente per limitare l'impatto a livello articolare, in particolare dell'anca destra, dove appunto vi ho raccontato in quel video, soffrendo comunque di un conflitto femoro-acetabolare, spesso quando correvo avevo dei problemi, e ovviamente anche per migliorare la propulsione nella corsa. Quindi tuttora sto facendo delle sessioni dalle 3 alle 4 a settimana, dove a intervalli vado a utilizzare un metronomo per un attimo cercare di mantenere il ritmo giusto della cadenza. Quindi un metronomo lo setto a 180 battiti per minuto e cerco di mantenere quel passo sia quando accelero che quando rallento, perché è molto più facile ovviamente mantenere una cadenza di 180 quando si va un po' più veloce, nel mio caso un 5, un 4,30 minuti al chilometro. Quando invece si va più lenti, su un 6, 6,30, chiaramente si tende più ad appoggiare il tallone, cambia completamente lo stile di corsa e quindi ovviamente è un po' più difficile mantenere, quasi sembra una corsa sul posto, quindi non particolarmente naturale. Però è importante in questa mia fase di riadattamento e di cambio dell'economia del gesto della corsa imparare a seguire la giusta cadenza anche a un ritmo più lento. Devo dire che mi sto trovando molto bene, spesso corro anche scalzo sul tapirulan, perché appunto anche una delle dei feedback che ho ricevuto da Renzo era che appunto ho un'ottima propulsione del piede e quasi la scarpa è un impedimento o comunque mi porta a uno stile di corsa che non è ottimale, e quindi ogni tanto alcuni intervalli, quindi un minuto per 5 volte alternato da 5 minuti camminati, lo faccio anche scalzo proprio per continuare ad allenare il piede e imparare a spingere. Quindi sono tornato, diciamo, a uno stile di corsa che era mio quando facevo atletica leggera. Infatti il mio passato prima ancora del bodybuilding era in atletica leggera, sono sempre stato un velocista o comunque mezzo fondo, e quindi tendevo soprattutto con una cadenza alta a correre sull'avampiede piuttosto che appoggiare completamente il tallone. Mi sto trovando bene, vediamo un attimo come va nei prossimi mesi. Sicuramente terrò sempre dalle 3 alle 4 sessioni settimanali. Sto anche spostandomi in un paese con un clima più adatto alla corsa, sicuramente più comodo rispetto che correre insomma con il freddo e il gelo della pianura padana di questi mesi invernali, e quindi sicuramente la corsa sarà una costante verso la gara che andrò a fare a fine anno, dove appunto la corsa rappresenta l'ultima step del triathlon. Procedendo quindi a ritroso, la bici. Ecco, la bici non è sicuramente un'attività che ho praticato negli ultimi mesi, ragioni sono principalmente climatiche, anche se effettivamente avrei potuto fare bici in palestra, sulla cyclette oppure utilizzare i rulli, però diciamo che in questo periodo ho preferito dare la precedenza al nuoto, ne parlerò appunto nella prossima clip, per migliorare soprattutto la mia tecnica. Quindi la bici è sicuramente qualcosa che andrò a riprendere già dalla fine di questo mese. Mi troverò in condizioni climatiche sicuramente più favorevoli, più sicure, avrò accesso sicuramente a palestre anche con bici ergonomiche che simulano la bici da strada, la bici da corsa, e quindi andrò a inserire da 1 a 2 sessioni medio-lunghe di bici anche per riprendere quella che è il gesto atletico e anche la tenuta in sella. Devo dire che la bici per quanto riguarda il triathlon è sicuramente diciamo quella che mi preoccupa meno di tutte,
perché anche quest'anno di ritorno dai Caraibi e da altri viaggi, con mio fratello abbiamo deciso di fare la Ferrara by Night. Ferrara, non so perché mi è venuto in inglese, la Ferrara by Night, che è questo percorso di centinaio di chilometri, si parte a mezzanotte e si arriva al Lido di Volano in bici attraversando tutti gli argini del Po. E venivo praticamente da zero bici, perché anche durante gli altri miei viaggi mi ero dedicato alla palestra e alla corsa, però sono riuscito a fare questi 100 km senza grossi problemi. Anche i giorni successivi non ho avuto particolari DOMS, diciamo che se mi mantengo a una velocità di 30 km all'ora riesco tranquillamente a gestire un alto volume, perché comunque faccio allenamento su altre discipline come appunto la corsa, e quindi insomma la mia capacità cardiovascolare è comunque buona. In realtà quel giorno dopo la Ferrara by Night abbiamo fatto anche altri 30 km per poi arrivare a un altro paesino che adesso non ricordo e prendere la corriera per poi tornare a Ferrara, quindi sono stati 130 km partendo letteralmente da zero. C'è chi dice, e giustamente io stesso consiglio sempre di partire gradualmente, fare insomma i primi 10, 15, 20 km, quindi aumentare gradualmente il chilometraggio. Con la bici devo dire che anche la mia struttura biomeccanica mi permette di non avere particolari acciacchi, anche se in questo caso non sono mai andato da un biomeccanico per farmi sistemare il manubrio, la sella e tutto il resto. Sono un po' una macchina, nel senso che una volta che mi ci si mette sopra la bici io vado avanti e arrivo fino al traguardo, quindi per mi pare 25 o 30 km, non mi ricordo neanche esattamente, dello sprint triathlon, ecco, la bici non dovrebbe essere un problema, però ovviamente andrò ad allenare anche questa nei prossimi mesi. E quindi si passa al nuoto, la mia grande passione del momento, al quale mi ho dedicato sicuramente molto tempo negli ultimi mesi, sicuramente più tempo rispetto alle altre discipline del triathlon, quindi principalmente negli ultimi mesi mi sono dedicato alla palestra e al nuoto con un po' di corsa. Nuoto che ho riscoperto a Poetto, tentando appunto il nuoto in acque libere con le acque infestate da Poseidonia a Poetto, e insomma ho fallito miseramente. Volevo vedere se la distanza dei 750 metri dello sprint triathlon a nuoto fosse fattibile partendo da zero, un po' lo stesso discorso della bici, però con il nuoto mi sono accorto che dopo 100 metri ero completamente senza fiato, non capace di respirare bene durante le bracciate, poi vabbè, le condizioni del mare non erano sicuramente neanche ideali quel giorno, quindi proprio ho fatto una scelta pessima anche nella scelta della giornata per fare questo rientro al nuoto. E poi dopo insomma è proseguito in Sicilia, poi dopo mi sono iscritto recentemente, rientrando qui in Emilia Romagna, alla piscina di San Felice sul Panaro, dove appunto sto andando dalle 3 alle 4 volte a settimana, tutte le mattine alle 9 del mattino, per diciamo dedicarmi al nuoto, quindi migliorato ovviamente quella che è la mia capacità cardiorespiratoria, quindi sono arrivato da solo a fare anche un 2500 metri senza problemi, quindi insomma tre volte la distanza dello sprint triathlon, quindi sul discorso sicuramente del riuscire a finire i 750 metri ora non ho più dubbi, anche se a distanza di pochissimi mesi, quindi insomma sei mesi prima ero rimasto ok, questo non ce la farò mai, ho bisogno probabilmente di aspettare il 2024 o il 2025 per fare lo sprint triathlon. Poi in realtà era semplicemente questione di aggiustare un po' di cose e riacquisire un po' l'acquaticità che magari avevo da bambino, ma che avevo perso letteralmente completamente. L'ultima volta che ero tornato in piscina era stato appunto nel 2017, durante la preparazione all'NGA Universe, la gara di bodybuilding, dove invece di fare il classico cardio su tapirulane sull'ellittica mi ero messo a fare delle vasche piscina Berlino, dove però non arrivavo oltre i 20-25 minuti, un po' per il deficit calorico, un po' perché anche allora non è che fossi particolarmente fit dal punto di vista cardiovascolare. Ora ho raggiunto un ottimo livello e soprattutto, dicevo prima,
ho dedicato più tempo al nuoto perché volevo essere sicuro, come con la corsa, di non cadere in infortuni e quindi di sbagliare la tecnica nei vari stili. Quindi non mi sono dedicato solamente allo stile libero, ma anche rana, dorso, e ovviamente ho fatto lezioni one to one con Barbara, che anche oggi e comunque due volte a settimana mi segue e mi aiuta un attimo a perfezionare la tecnica, proprio per evitare di andare a fare un movimento sbagliato sul lungo termine e quindi compromettere completamente sia la prestazione, ovviamente quando la tecnica è sbagliata si fa più fatica e quindi si va anche più lenti, ma soprattutto sempre per un discorso di longevità. Così come adesso ho fatto questa visita biomeccanica per la corsa, per evitare di trovarmi magari fra qualche anno con problemi alle anche, dover bloccare tutto, fermarmi tutto, lo stesso con il nuoto. Piuttosto che lanciarmi così con il fai da te, ho preferito insomma farmi seguire da un'esperta, da un'istruttrice, per imparare la tecnica giusta e quindi insomma nei prossimi mesi cercare di raffinarla in modo tale da completare tranquillamente i miei 750 metri, ma completarli bene, preservare energie poi per le altre discipline. Infatti nello sprint triathlon il nuoto è la prima disciplina, quindi c'è la bici e si finisce con la corsa. E infine il bodybuilding, la palestra, la mia legacy, le mie origini, da dove provengo, che assolutamente non vado a rinnegare. Ovviamente capisco alcuni bodybuilder agonisti che hanno un po' storto il naso quando durante il lockdown ho cominciato a correre, o più recentemente quando sono tornato appunto a nuotare, non concepiscono ovviamente insomma questa sorta di approccio ibrido all'allenamento. In realtà per me non è mai stato un grande cambiamento, una grande transizione, perché fin dagli inizi, anche in questi video YouTube che potete andare a rivedere, ho sempre parlato del natural bodybuilding come cultura fisica, ovvero l'idea di portare una fisicità, un atleticismo a 360 gradi, dove per arrivare a un fisico per gara non era necessario ovviamente solamente allenarsi con i soliti esercizi in palestra, ma si potevano combinare anche altre discipline sportive. Se ci pensate, appunto, una gara di bodybuilding non coinvolge fare determinati esercizi di bodybuilding, ma sfoggiare una certa fisicità che può essere portata appunto e creata anche attraverso la combinazione di altre discipline, proprio per cercare lo stile di allenamento ideale, quello che ci piace, quello che possiamo portare avanti per sempre. Sinceramente, al momento, pensare di tornare a fare solo bodybuilding mi darebbe un po', mi farebbe sentire un po' a disagio, comunque mi mancherebbe qualcosa, perché prima con la corsa, poi con il nuoto in particolare, il ciclismo, insomma, una cosa a parte, diciamo, qualcosa che devo fare per il triathlon, però non è che ho la passione come per le altre due discipline di endurance. Mi hanno dato sensazioni incredibili proprio di libertà, sensazioni di diciamo riuscire finalmente ad arrivare a sviluppare una capacità cardiorespiratoria notevole rispetto sicuramente a quella che ho avuto anche nei miei anni d'oro del bodybuilding, quando facevo una gara dopo l'altra, quindi dal 2012 al 2016 per esempio. Quindi sinceramente non tornerei mai indietro, ma il bodybuilding rappresenta assolutamente una componente, una costante fissa. Infatti non ho mai smesso, mi sono sempre allenato anche durante il lockdown, nonostante gli spostamenti, nonostante gli impegni, ho sempre trovato una soluzione per trovare o una palestra o un campetto o una sistemazione per comunque continuare a allenarmi minimo 3 volte a settimana. Al momento mi sto allenando 4 volte a settimana. Ho deciso anche, dopo una serie di chiacchierate con un mio caro amico d'infanzia Luca, di tornare a un protocollo che ho fatto in passato anche con Gabriele Trapani quando mi seguiva come coach, ovvero il dog crap, che mi ha fatto conoscere, e che sinceramente rispetto al mio approccio per il bodybuilding non è esattamente quello che preferivo, perché comunque anche in questi video ho sempre parlato della multifrequenza, del discorso di andare ad allenare gli stessi gruppi muscolari più volte durante la settimana, di allenarsi principalmente in buffer per i multiarticolari. E invece il dog crap è un allenamento sostanzialmente in monofrequenza, anche se è una monofrequenza modificata, nel senso che io al momento sto facendo 4 allenamenti a settimana, dove il primo allenamento della settimana si va a ripetere a fine settimana. Quindi si parte con un push, dove appunto alleno pettorali, spalle e tricipiti,
quindi pull, quindi dorsali e bicipiti, un giorno di pausa, quindi gambe e glutei, e altri 2 giorni di pausa e poi si torna di nuovo al push, e questo a rotazione nel corso delle settimane. Quindi non è proprio una monofrequenza in senso lato, dove ogni settimana si allena solamente una volta un determinato distretto o gruppo muscolare. Mi sto trovando molto bene perché sostanzialmente faccio già tantissimo volume negli allenamenti di nuoto, corsa e presto appunto di ciclismo, quindi le gambe sono belle tartassate perché comunque faccio dai 25 ai 30 km di corsa a settimana. Le gambe sono tartassate in realtà anche a nuoto, perché ovviamente sto con anche le lezioni e poi per consolidare quello che imparo nelle lezioni di nuoto facendo tanto lavoro anche con la tavoletta, quindi solo sgambate per imparare la sgambata rana ma anche la sgambata stile, quindi lavoro bene le gambe anche sicuramente a nuoto. E poi ovviamente l'upper body, ecco, non è solamente allenamento in palestra ma lavorando con il pull buoy, lavorando con anche diversi stili a nuoto, il lavoro sicuramente sull'upper body, sul dorso, sulle spalle lo sento parecchio, tant'è vero che molto spesso quando finisco le mie sessioni di nuoto dopo pranzo ci scappa sempre il pisolino perché sono veramente stremato. Quindi piuttosto che aggiungere volume in palestra o allenarmi con un approccio che magari in questo periodo non mi dava particolarmente soddisfazioni, perché era sì, una sorta di timbrare il cartellino, vado lì, faccio i miei set, valuto il volume settimanale, poi si ripete la stessa cosa ogni settimana, ho preferito riconcentrarmi su un allenamento ad alta intensità che prevede anche tante tecniche di intensificazione, perché il Dob Crap, per esempio, alla Widowmaker, che è un set finale, una sorta di finisher con un esercizio di isolamento che va dalle 15 alle 30 ripetizioni a cedimento, si lavora molto con diciamo i rest poses, quindi l'ultimo set o il working set magari sono 6-8 ripetizioni dopo un ramping di riscaldamento, e in quest'ultimo set ci si ferma a 15 secondi, 10 secondi, si fanno le ripetizioni a cedimento, quindi ci si ferma ancora con un altro rest pose per 10-15 secondi e si arriva a completo cedimento. Ci sono le isometriche, c'è lo stretching fasciale in isometria, che appunto di cui vi ho parlato anche in alcuni miei primissimi video sul canale YouTube. E devo dire che è stato particolarmente bello anche ritornare a questo tipo di protocollo, perché ovviamente avevo delle sensazioni che diciamo ho provato per la prima volta quando ho utilizzato questo protocollo anche allenandomi alla Panther a Londra, e quindi anche ripetendo gli stessi esercizi, ovviamente con qualche modifica a seconda della palestra dove mi trovavo, mi sono girato, cioè comunque ho girato in queste settimane, quindi non sempre mi sono allenato qui nella palestra di paese, ricordavo esattamente come i carichi che utilizzavo alla Panther, come andavo a impostare anche la posizione appunto sotto la panca, come gestivo magari anche con le catene o con gli elastici alcuni esercizi dopo diverse settimane che facevo il protocollo. E quindi è stato molto piacevole, perché è stato una sorta di remembering o ricordo dei miei allenamenti del passato. Mi sto trovando molto bene, sto avendo delle ottime sensazioni di pump, molta più pienezza muscolare. Questo non credo dovuto semplicemente all'alta intensità o alle tecniche di intensificazione, perché comunque il volume è chiaramente ridotto rispetto a prima, ma più che altro perché riesco a recuperare molto meglio. Prima effettivamente da luglio a novembre, fino a quando appunto ho deciso poi di tornare a questo protocollo, mi massacravo veramente tanto di volume, perché era corsa, era nuoto e poi era veramente tanto volume anche in palestra. Adesso invece vedo che il mio corpo riesce a recuperare molto bene e mi sto trovando veramente molto bene. Ho appunto in previsione dei viaggi nei prossimi mesi e credo che questo protocollo sia anche ideale per quello, perché comunque in 45 minuti, 60 minuti, se aggiungo anche un circuito di core, riesco a fare praticamente tutto
e quindi anche quando ho i tempi limitati o il tempo limitato, questo protocollo è ideale per questo periodo. Non sto dicendo adesso che non tornerò mai più alla multifrequenza, programma stile filetto, allenamenti in buffer, così, però in questo periodo, e ovviamente l'importante degli allenamenti è anche variare, in questo periodo per me questo protocollo è quello che sta funzionando veramente tanto. Per concludere, visto che questo video sta diventando parecchio lungo, vi do anche un attimo la mia timeline, visto che molti mi hanno chiesto, ok, gara di bodybuilding e triathlon, ma quando? Allora, sicuramente non sarà prima dell'estate, perché ho diversi viaggi in programma e non sarebbe fattibile anche dal punto di vista logistico andare a fissare degli appuntamenti agonistici prima dell'estate. Quindi, guardando un attimo anche le federazioni di natural bodybuilding, così come le federazioni di triathlon, il periodo più o meno è fine estate, settembre, che è il periodo ideale, anche con forse le temperature ideali, piuttosto che nel mezzo dell'estate. È ottimo perché in questo modo riesco a consolidare quello che ho fatto nel 2022 e arrivare a farmi questo triathlon in piena tranquillità. Ovviamente riesco già a coprire ora le distanze previste dallo sprint triathlon, però ecco, piuttosto che lanciarmi subito in un Ironman e quindi andare anche contro quelle che sono i principi della progressione nell'allenamento di cui parlo continuamente in questi video YouTube, preferisco partire dal piccolo e quindi successivamente fare una distanza più lunga fino eventualmente arrivare all'Ironman, anche se sinceramente non è proprio uno dei miei obiettivi. Preferisco sempre mantenermi su distanze brevi e cercare piuttosto di andare più veloce, quindi la mia mentalità sempre dell'atleta di potenza, dell'atleta di forza, rimane anche nell'endurance, quindi è più una gara di velocità per me più che una gara di resistenza o dove devo arrivare completamente stremato. Ovviamente avrebbe più impatto e sarebbe più carino come sfida personale fare prima il triathlon e poi la gara di bodybuilding, mostrando anche a voi come effettivamente gestendo l'aspetto nutrizionale con le ricariche e con la giusta nutrizione da adesso fino al giorno delle competizioni riesco a diciamo sostenere entrambe le prove, però dipende un attimo da quelle che saranno le date. Sicuramente cercherò di tenere i due appuntamenti vicini, quindi massimo una settimana, 10 giorni di distanza. Non so ancora se sarà prima la gara di bodybuilding e poi il triathlon o viceversa, ma andrò appunto a comunicarvelo nel corso delle prossime settimane durante la preparazione. Bene ragazzi, con anche oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video commentando qui sotto, video che sono un po' diversi dal solito, non sono i classici video informativi, però molti mi chiedevano appunto di dare anche uno scorcio di quella che è la mia vita, di come mi sto allenando, di come mi sto preparando ai prossimi appuntamenti agonistici. Se vi piace questo formato vedo di riproporlo nelle prossime settimane e noi come al solito ci vediamo la prossima volta, stay strong!